La rabbia dell'Irpini arriva fino a Napoli per dire no alla chiusura degli ospedali di Bisaccia e Sant'Angelo dei Lombardi ed ora si apre uno spiraglio, ma il corteo ha trovato chiuso il portone di Palazzo Santa Lucia. Una mortificazione, ha detto il presidente Cosimo Sibilia. È stata una mortificazione per le migliaia di persone che erano a Napoli stamattina, ma è stata una grande manifestazione di gente, di cittadini di tutta la provincia di Avellino, di buona parte dell'Altirpinia e di tutta la provincia di Avellino, proprio per significare la vicinanza alle esigenze di un territorio che è stato martoriato e che dobbiamo evitare possa essere ancora di più martoriato per il futuro. Sibilia è rimasto in strada insieme ai manifestanti, mentre sindacati e consiglieri regionali irpini alla fine, dopo ore di attesa, sono stati ricevuti nella sala giunta di Palazzo Santa Lucia dal vice Giuseppe De Mita e dal subcommissario Zuccatelli. Un risultato è stato raggiunto. Caldoro incontrerà gli amministratori dell'Alta Irpinia lunedì prossimo alla presenza del commissario dell'ASL di Avellino, Sergio Florio. Intanto Zuccatelli si è detto disponibile ad emanare una direttiva ai commissari ASL affinché garantiscano le relazioni sindacali nella fase di attuazione del piano di riordino della rete ospedaliera dei vari territori della Campania, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni locali. Irpinia che però resta ancora lontana da Napoli. Ma sì, più di uno incominciava a pensare di dar credito alle voci che vogliono una separazione delle aree interne rispetto al napolicentrismo, perché vedersi trattare così significa anche immaginare che sia poco peso. Del resto già c'è un malanimo legato al fatto che il piano sanitario penalizza le aree interne della Campania, soprattutto l'Irpinia, che è una provincia virtuosa in tema sanitario, e comunque pagherebbe l'inefficienza di Napoli, delle aree del Casertano.